Era dagli inizi di maggio che il numero dei positivi in un giorno non superava quota 30. Torna alta l'attenzione sui bollettini del GORIS, il gruppo regionale per le emergenze sanitarie, che ogni giorno comunica i dati sul coronavirus. In terapia intensiva, a Marche Nord è stato ricoverato un nuovo paziente. Si tratta di un sessantenne contagiato dalla figlia rientrata in Italia da un viaggio in Croazia. L'uomo, che non ha patologie pregresse, non è stato intubato, ma ha iniziato il trattamento con il plasma iperimmune. Oggi è stato sottoposto a secondo ciclo della terapia e fra 2 giorni si proseguirà con il terzo. Le terapie intensive marchigiane si erano completamente svuotate il 9 giugno scorso e per 2 mesi non vi erano stati ricoveri correlati all'emergenza coronavirus. Nelle Marche in 24 ore sono aumentati sia i degenti da 8 a 11 sia i positivi in isolamento domiciliare che salgono da 161 a 179. In aumento anche gli isolati in casa per contatti con contagiati, più 27 rispetto a ieri, per un totale di 1.460. Di questi 44 sono operatori sanitari. A Fratte Rosa invece si registra un nuovo focolaio dovuto alla permanenza di un francese risultato positivo al Covid-19. L'uomo ha contagiato i familiari che vivono nel piccolo comune di circa 900 abitanti. I casi sono 5, ci ha riferito nel pomeriggio il sindaco Alessandro Valtroni, tutti riconducibili a contatti con il francese che tra l'altro non si trova più nel nostro territorio. Quindi è una cosa, diciamo, circoscritta a livello familiare, e insieme all'ASO e ai medici di medicina generale stiamo completando il tracciamento. Ho parlato poco fa con il dottor Carlotti e l'ASO sta completando appunto questo il lavoro per poi procedere, speriamo già da domani, a fare i tamponi in modo da avere ancora una situazione più dettagliata. Quindi ecco, questi sono i numeri. E ci tengo a dire, l'ho già fatto, ora entriamo in gioco noi, perché l'ASO farà la sua parte, ora i cittadini dovranno fare, anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte. Non ho al momento intenzione di emettere ordinanze particolari più restrittive di quello che già prevede la normativa a livello nazionale. Ho informato tutte le attività commerciali, tutti i bar, ristoranti, tutti coloro che comunque lavorano con il pubblico, che dovranno attenersi ai vari protocolli previsti per le relative attività. I controlli da parte delle forze dell'ordine verranno intensificati, prosegue il primo cittadino, che ha lanciato questo appello con l'obiettivo di evitare l'adozione di misure più restrittive. La situazione è sotto controllo, come ripeto, da parte degli organi competenti. Io sono informato di quello che accade e invito tutti al rispetto delle regole. Nelle Marche oggi si registrano 32 nuovi casi di contagio, 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in quella di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 1 a Macerata e 2 che riguardano persone provenienti da fuori regione. Dall'ASUR ci fanno sapere che diversi cittadini della provincia pesarese sottoposti al tampone al Codma di Rosciano mercoledì scorso sono risultati positivi. Si tratta di casi riferiti al percorso guariti e di soggetti rientrati dall'estero, tra i quali 130 di rientro dalla Croazia e sbarcati ieri a Pesaro. L'ASUR sta proseguendo senza sosta le indagini epidemiologiche e sta chiamando tutti coloro che possono aver avuto contatti con persone contagiate. Domani mattina, sempre al Codma, sarà attivo un altro drive point per circa 200 persone e non è escluso che l'attività venga ripetuta anche nei prossimi giorni.